come vedete ho lasciato solo lo specchietto delle derivate e l'abbiamo calcolato con tanta fatica e ce le teniamo. Adesso voglio andare però a precisare per bene il discorso sugli infinitesimi e denunciare in maniera corretta il principio di sostituzione degli infinitesimi. Allora, l'argomento è principio di sostituzione degli infinitesimi. Poi vedremo anche quello degli infiniti. Di sostituzione degli infinitesimi. Allora, cominciamo con una definizione. F di x, una funzione, si dice infinitesimo per x che tende a x con 0, se e solo se per definizione il limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale a 0. Scriveremo f di x uguale o piccolo di 1. L'infinitesimo generico si rappresenta così. Qua c'è un punto e virgola, eh? Cosa mi interessa se io so due infinitesimi? Mi interessa confrontarli. Definizione: siano f grande di x, f piccolo di x, due infinitesimi per x che tende a x con 0. Cioè due funzioni che tendono a 0 quando x tende a x con 0. Si dice che f grande di x è uguale a o piccolo di f piccolo di x, quindi è di ordine superiore a f piccolo di x, se e solo se per definizione esiste una funzione h di x infinitesimo per x che tende a x con 0 tale che f grande di x è uguale a f piccolo di x per h di x in un intorno di x con 0. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, se vado a fare il limite di f grande su f piccolo per x che tende a x con 0, questo limite quanto fa? Chi è f grande su f piccolo? È h. F grande fratto f piccolo è h. Quindi se, quando faccio il limite per x che tende a x con 0, questo limite quanto fa? Io cosa so di a? Che è infinito. Quindi questo limite fa 0, se esiste. Cosa può succedere? Cioè purtroppo qua ci sono tutta una serie di piccoli dettagli che non ho nessuna intenzione di perdere tempo a precisare. La definizione si dà così. Ovviamente se si può fare il rapporto questo limite tende a 0, però questa definizione, facciamo un esempio, prendiamo la funzione esempio f di x
uguale x seno di 1 su x è uguale a o piccolo di 1 quando x tende a 0. Badate bene che questa funzione non è definita in 0, ma nessuno ha chiesto che un infinitesimo sia definito nel punto x con 0. Deve solo tendere a 0. Perché questa tende a 0? Perché per x diverso da 0 questa è definita ed è il limite, questo seno è compreso tra meno 1 e questa invece tende a quando, allora questa qua è limitata tra meno 1 e 1, questa qua tende a quando x tende a 0 tende a 0. Allora una cosa limitata, quindi questa qua è compresa tra più x e meno x, teorema di due carabinieri, x tende a 0 meno x tende a 0, quindi questa funzione tende a 0, è un infinito. Se io prendo f grande di x uguale x quadro seno di 1 su x, posso dire che ho piccolo di f piccolo di x? Posso scrivere così? Leggete la definizione. Chi è questa funzione qua? È f piccolo per x. Quando x tende a 0, la funzione h chi è? X. X tende a 0? Sì. E quindi questo è un infinitesimo di ordine superiore a questo. Posso fare il rapporto? No, perché questa funzione nell'intorno, in un qualunque intorno di 0 si annulla infinite volte. Quindi se si può fare, se posso, se esiste f grande su f piccolo, allora questo limite deve fare 0. Ma la definizione viene data in generale perché deve coprire anche questi casi. Chiaro? Più chiaro di così non lo posso rendere perché se no devo prendere troppo tempo, ma alcune, diciamo, le cose essenziali che ci serviranno le metterò bene. Quindi la definizione di infinitesimo di ordine superiore è quando abbiamo un infinitesimo di prima moltiplicato per un altro infinitesimo, otteniamo un infinitesimo di ordine superiore. Se io ho un infinitesimo f piccolo, lo moltiplico per un infinitesimo generico h piccolo, ottengo un infinitesimo, lo chiamo f grande, di ordine superiore a f. Si dice invece che f grande è dello stesso ordine di f piccolo, che si scrive perché in realtà matematica c'ha un significato, in informatica c'ha un significato un po' diverso. Quindi se solo se per definizione esiste h piccolo infinitesimo e k una costante numero reale diverso da 0, tali che f grande di x è uguale a f piccolo di x per k più h di x in un intorno. Quindi due infinitesimi, quando è che sono dello stesso ordine? Quando f grande è uguale a f piccolo, stavolta non per h, ma per h più una costante diversa da 0. Quindi sempre se potessi fare il rapporto, questo rapporto qua prima tendeva a 0, adesso a quanto dovrebbe tendere? Se esiste il limite
per x che tende x con 0 di f grande su f piccolo, allora se esiste f grande su f piccolo, allora questo limite farà, quando fa? Sai, rimane k più h, h tende a 0, quindi rimane k. Chiaro? Ora, con queste definizioni si può vedere, si può dimostrare facilmente, è un esercizio, non lo faccio perché vi finisco soltanto di rimambire la testa, che essere un infinitesimo dello stesso ordine o di ordine superiore è una relazione di equivalenza. Ok? Allora, se io, che ne so, ho un infinitesimo g grande che è di ordine superiore a f grande che è di ordine superiore a f, g grande sarà pure lui di ordine superiore a f. Se ho un infinitesimo g grande che è di ordine superiore o dello stesso ordine di f grande che è dell'ordine superiore dello stesso ordine di f piccolo, g grande sarà di ordine superiore o dello stesso ordine di f grande. Se f grande è di ordine superiore o dello stesso ordine di f piccolo, ed f piccolo è di ordine superiore o dello stesso ordine di f grande, in realtà sono dello stesso ordine. Si può dimostrare che è una relazione di equivalenza. Quindi gli infinitesimi si possono mettere in una relazione di equivalenza. Adesso come funziona? Adesso concentriamoci in un punto x con 0. X meno x con 0 si dice l'infinitesimo fondamentale per x che tende a x con 0. Necessariamente intero, alfa maggiore di 0 per x che tende a x con 0, se solo se per definizione il limite per x che tende a x con 0 il limite di f di x fratto x meno x con 0 all'alfa uguale L più F. Ci metto i valori assoluti perché possiamo, prima di tutto così possiamo definirlo anche con alfa non intero, poi perché può succedere che questo limite magari per x che tende a x con 0 da sinistra o da destra potrebbe essere diverso. E comunque vogliamo che sia di ordine alfa lo stesso. Se ci togli i valori assoluti magari da una parte è... Ah.
Va bene. In realtà manco così va bene, però va bene così, non la voglio modificare. Allora, diciamo x meno x con 0 è un infinitesimo che serve a misurare gli altri, quindi un infinitesimo di ordine 3 quando è che è finito? Quando lo vado a dividere per x meno x con 0 al cubo, allora c'è l'indefinito. Allora vediamo un po', chi è più infinitesimo? Chi è un infinitesimo di ordine maggiore? X meno x con 0 alla terza o x meno x con 0 alla seconda? Mettiamoci anche un 5 davanti. Questo perché? Perché se faccio x meno x con 0 alla terza è uguale a un quinto per x meno x con 0 per 5 per x meno x con 0 alla seconda, o no? Cioè questo diviso 5 meno x con 0 tende a 0, quindi è più infinitesimo questo, ma questo è di ordine 3, questo è di ordine 2, quindi cosa se ne ricava? Lo potete fare con qualunque esponente, che più è alto l'ordine di infinitesimo, cioè se ho un infinitesimo di ordine 7 e un infinitesimo di ordine 5, quello di ordine 7 è di ordine superiore a quello di ordine 5, cioè effettivamente l'ordine di infinitesimo rispetta le definizioni di prima, cioè più è più alto l'ordine, più l'infinitesimo è di ordine superiore. Chiaro? Oh, fate attenzione perché non tutti gli infinitesimi avranno un ordine. Allora, se noi andiamo a prendere questa funzione, prendiamo questa funzione qua, f di x uguale x logaritmo di x per x maggiore di 0, ovviamente, se no il logaritmo non si può fare. Facciamo tendere x a 0 da destra. Adesso quando facciamo, supponiamo di fare il limite per x che tende a 0 da destra di x logaritmo di x fratto x alla alfa, dove alfa è un numero compreso tra 0 e 1. Questo è uguale al limite per x che tende a 0 da destra di x alla 1 meno alfa e logaritmo di x. Questa potenza è positiva perché l'esponente, diciamo, tende a 0 perché l'esponente è positivo. Questo tende a più infinito, però si può vedere, questo è un limite notevole, poi lo dimostrerete, questo limite fa 0. Se volete fa 0 meno perché questo è positivo, questo è negativo. Comunque, sempre 0 fa. Quindi che significa? Che questa funzione è un infinitesimo di ordine superiore ad alfa per ogni alfa meno di 1. Allora voi immaginate che se un ordine superiore ad alfa per ogni alfa maggiore di 1 è di ordine 1. No. Perché se adesso vado a fare il limite per x che tende a 0 da destra di x logaritmo di x fratto x, cioè ci vado a dividere per l'ordine 1, questo limite fa meno infinito, viene logaritmo x. Quindi, purtroppo, gli infinitesimi si contano con l'ordine molto bene, cioè ci sono infinitesimi di ordine 1, di ordine 2, di ordine 3, di ordine 1 mezzo, di ordine 3 mezzo, di ordine 4, e gli ordini rispettano, cioè più è grande l'ordine, più l'infinitesimo è superiore, come ordine. Cioè se faccio un infinitesimo di ordine più alto fratto infinitesimo di ordine più basso, lì mi fa 0. Però esistono degli infinitesimi come questo, che vicino a 0 è di ordine superiore a ogni numero, a ogni ordine minore di 1, ma non è di ordine 1. Quindi mettere in ordine gli infinitesimi è una fatica improba. Noi non vorremmo mettere in ordine gli infinitesimi, noi ci basta sapere che quando facciamo un rapporto tra un infinitesimo di ordine più alto e un infinitesimo di ordine più basso, poi il rapporto prende a 0. Più precisamente,
a noi serve il seguente principio di sostituzione degli infiniti. Fatemi cancellare. Allora, questo ve lo dovete scolpire in testa, non ve lo dovete dimenticare mai perché è di un'importanza fondamentale. Allora, siano f piccolo di x, f grande di x, g piccolo di x, g grande di x, 4 funzioni infinitesime per x che tende a x con 0. Siano f grande di ordine superiore a f piccolo e g grande di ordine superiore a gb. Purtroppo sono rimasti cessetti piccoli. Poi siano f piccolo e g piccolo diverse da 0 in un intorno discontinuo. Cioè esiste un intorno in cui la f piccola e la g piccola sono diverse da 0. Allora, il limite per x che tende a x con 0 di f piccolo più f grande fratto g piccolo più g grande è uguale al limite per x che tende a x con 0 di f piccolo su g piccolo. Perciò si chiama principio di sostituzione di infinitesimi. Cosa dice? Dice: io sto facendo il limite di un rapporto. Lo posso fare il rapporto? Sì, perché g in particolare, ma anche f, sono diverse da 0. G piccolo e f piccolo. Non vediamo perché servono g grande e f grande non ci servono. Allora, quando vado a fare i limiti di questo rapporto è uguale al limite di questo rapporto, cioè si possono trascurare, come si dice, gli infinitesimi di ordine superiore. Cioè, per esempio, sopra c'ho un infinitesimo di ordine 2 e un infinitesimo di ordine 3, sotto c'ho un infinitesimo di ordine 2 e un infinitesimo di ordine 4. Allora, quelli di ordine 3 e di ordine 4 li trascuro e mi rimangono il rapporto degli infinitesimi di ordine più basso, mi faccio il limite. E quel limite, magari viene 7, era uguale al limite che devo calcolare prima. Ho questa uguaglianza in verità dice in più, quando scrivo questo limite uguale a questo limite significa che se questo limite non ci sta, non ci sta neanche questo, significa che se questo limite fa più infinito, fa più infinito pure questo, cioè un'uguaglianza completa, cioè nel senso non può esistere l'uno senza che esista l'altro. Se esiste l'uno esiste l'altro e sono uguali, anche se valgono più infinite e meno infinite. Il limite di sinistra esiste se e solo se esiste il limite di destra. Sono uguali anche
se uno dei due vale più o meno. Quindi io posso, quando faccio il limite, c'ho un rapporto e c'ho il numeratore e il denominatore degli infiniti testi di ordine superiore, questi, grande e gigante, li posso tranquillamente trascurare, li tolgo, faccio i rapporti di quello che rimane, quello che mi rimane sta fatto bene. Non esiste? Vabbè, non c'è problema, non esistiamo neanche qui. Fa 3, faceva 3. Fa 0, faceva 0. Allora, la dimostrazione la riesco a fare entrare qua dentro. Dimostrazione. F piccolo, F grande, F piccolo più F grande, fratto G piccolo più G grande, è uguale a F piccolo che moltiplica 1 più F grande su F piccolo. Fratto G piccolo che moltiplica 1 più G grande su G grande. Fine della dimostrazione. E qua il motivo: se questo è di ordine superiore a questo, questa parentesi tende a, questo tende a 0, questo tende a 1. Si può fare il rapporto? Sì, perché F piccolo avevamo detto che era diverso da 0, quindi questo tende a 1. Analogamente sotto, questa parentesi pure tende a 1. Allora, se il limite di questo rapporto esiste fa L, L per 1 fa S, anche il limite di qua fa L. Se il limite fa più infinito per 1 va a più infinito. Se fa meno infinito per 1 va a meno infinito. Se non esiste, non esiste neanche questo, perché se no questo diviso 1 esisteva pure questo. Cioè da questa uguaglianza seguono tutte quelle affermazioni. Nel momento in cui questo è uguale a questo per qualcosa che tende a 1, è chiaro che è un prodotto, una cosa che tende a 1 si può trascurare. Quello che fa l'altro fattore fa tutto il prodotto. Se l'altro fattore tende a 7, tutto il prodotto tende a 7. Se l'altro fattore tende a più infinito, tutto il prodotto tende a più infinito. Se l'altro fattore non ha limite, tutto il prodotto non ha limite, perché il secondo fattore tendeva a 1. È chiaro? Ok. Naturalmente dobbiamo capire come applicare lo sto teorema. Per applicare questo teorema avremo bisogno della formula di Taylor, delle formule di Taylor. Le formule di Taylor sono, non sono altro che una prosecuzione di quel discorso che abbiamo iniziato con le derivate. Quindi come stiamo a fare lo specchietto delle derivate, ancora non abbiamo finito. Quando avremo finito lo specchietto delle derivate parleremo di derivate di ordine superiore e di formule di Taylor. Perché sarà utile tutto ciò lo vedremo quando andremo a fare i limiti. In particolare vedremo che con il principio di sostituzione di infinitesimi accoppiato agli sviluppi di Taylor, più che precisamente quasi sempre si faranno gli sviluppi di McLaurin, oppure faremo gli sviluppi all'infinito, poi vedremo come saremo in grado di smontare limiti molto più complicati di quelli che in genere trovate anche con i teoremi dell'Hofstadter o altri limiti particolari che potete aver fatto. Ci sarà un metodo generale che vedremo, funzionerà molto bene e vi permetterà di calcolare limiti che alle superiori non ve la sognavate neanche. E sarà tutto molto semplice. Quindi vedete, cioè, noi siamo partiti piano piano, però se uno sta all'università non è che si può accontentare di fare quello che, se no vi facevamo quello che avevate fatto alle superiori. Chiaro? Ok. Allora, facciamo un attimo, ricapitoliamo, anche perché qualche altra piccola cosa la voglio fare oggi, perché ci mancano ancora 10 minuti. Allora, che cosa abbiamo fatto stamattina? Per prima cosa abbiamo
volevamo continuare a fare il nostro specchietto di derivate, quindi abbiamo cominciato con i polinomi. Una volta che sappiamo derivare tutti i monomi, sappiamo derivare tutti i monomi e tutte le funzioni razionali. Poi già dall'altra volta sapevamo derivare seno e coseno, quindi possiamo derivare anche tangente e tutte le funzioni trigonometriche, perché al numeratore e al denominatore hanno anche le funzioni trigonometriche, oltre ai polinomi. Poi però abbiamo detto, andiamo a vedere anche qual è il significato geometrico della derivata. Il significato geometrico della derivata è il coefficiente angolare della retta tangente. La derivata c'è se e solo se c'è la retta tangente. Il coefficiente angolare della retta tangente è la derivata. La derivata positiva ci dice che la funzione vicina x con 0 sta crescendo. Nel punto x con 0 sta crescendo. La derivata negativa ci dice che nel punto x con 0 sta decrescendo. Se la funzione x con 0 sta crescendo, però la derivata è maggiore o uguale a 0. Cioè non c'è mai equivalenza perfetta. Questo qua sarà un problema costante, cioè non avremo mai una caratterizzazione perfetta. Funzione crescente in x con 0, derivata maggiore o uguale a 0. Derivata maggiore di 0, funzione crescente in x con 0. E comunque anche quella è un'informazione. Poi abbiamo allungato il nostro specchietto delle derivate andando a fare anche le derivate delle funzioni esponenziali, delle funzioni iperboliche, e quindi sappiamo fare anche questo. Ora, cosa ci manca nel nostro specchietto per completare? Ci mancano le funzioni immerse, ci mancano le derivate delle funzioni immerse, delle funzioni trigonometriche, cioè di arcoseno, arcoseno, arcotangente, e delle funzioni immerse delle funzioni iperboliche, cioè arcoseno iperbolico o se tu sei iperbolico, a seconda di come lo si voglia chiamare, arco coseno iperbolico e arco tangente iperbolico. Ok? Poi ci mancano le derivate, che ne so, delle radici, potenze con esponente, però tutte queste piccole cose le possiamo fare tranquillamente, ma avremo bisogno di un risultato sulla derivata della funzione sinusoidale. Questo risultato ve lo accenno tra poco. Per finire il riepilogo, però, che cosa abbiamo fatto poi? Abbiamo visto che quando abbiamo parlato di significato geometrico della derivata, abbiamo detto dire che la funzione è derivabile di x con 0 significa che la mia funzione ha una struttura ben precisa vicino a x con 0, ha un valore costante f di x con 0 più un pezzo che vedremo si dice che è lineare in x meno x con 0, perché è una costante per x meno x con 0, cioè cresce linearmente nello spostamento, più altri pezzi che però sono infinitesimi di ordine superiore al primo. Quindi funzione derivabile vuol dire valore costante più pezzo lineare più un infinitesimo di ordine superiore al primo. Questa è la struttura della funzione vicino al punto di sconzetto. Non è detto che una funzione sia derivabile nel punto di sconzetto, non per forza, abbiamo visto. Un'altra cosa che abbiamo fatto era il teorema di Fermat, ma quello veniva dal discorso di crescenza e decrescenza. Il teorema di Fermat però era utile perché ci diceva che in un punto di massimo di minimo relativo alla funzione deve essere derivata nulla, ma ci sono altre due condizioni, a patto che il punto sia interno e ci sia la derivata, proprio perché non sempre c'è la derivata. Se la derivata non c'è, la funzione è valore assoluto di x nel punto 0, cioè il minimo assoluto relativo, ma non ha la derivata. Nei punti 1 e meno 1 ha punti di massimo relativo, ma la derivata da una parte vale meno 1, da una parte vale 1, quindi sembra proprio che... E invece no, perché quelli sono punti non interni, semmai in quel caso dice che nel punto di sinistra la derivata è negativa, minore o uguale di 0, nel punto di destra la derivata è maggiore di 0. Poi, abbiamo quindi, in tutte queste cose abbiamo cominciato a parlare di infinitesimi, già abbiamo cominciato a parlare dalla settimana scorsa, allora abbiamo detto, bisogna precisare esattamente cosa voglia dire il termine infinitesimo. Il termine infinitesimo indica una funzione che infinitesimo per x che tende a x con 0 è una funzione che per x che tende a x con 0 tende a 0. Si possono confrontare tra di loro gli infinitesimi? Sì, ci sono infinitesimi di ordine superiore e infinitesimi di ordine inferiore, e anche infinitesimi dello stesso ordine. Rozzamente, quando il rapporto tende a una costante diversa da 0 sono dello stesso ordine. Quando il rapporto tende a 0, il numeratore è di ordine superiore. Quando
di scala voltata il rapporto tende a 0, allora sarà di ordine superiore il denominatore. Le definizioni precise le abbiamo date e quella definizione rappresenta da luogo a una relazione d'ordine. Però la cosa più importante di tutto sta scritta su questa lavagna: principio di sostituzione infinitesimi. Quando io ho quattro funzioni infinitesimi e ho il numeratore che ha una struttura f piccolo più f grande, il denominatore g piccolo più g grande, con f grande che è di ordine superiore a f piccolo, g grande è di ordine superiore a g piccolo, in questo rapporto f grande e g grande non contano niente. Vi ricordate ubi maior minor cessa? Dove ci stanno gli infinitesimi di ordine inferiore, che sono più grandi, sono questa è una quantità più grande di questa, è piccola, ma questa è molto più piccola. Questa non conta niente, si può togliere. Questa non conta niente, si può togliere. Dimostrazione, mettete in evidenza f piccola e g piccola, e questo è chiaro? Tutto, ripeto, vale anche se questo limite non esiste o se questo limite vale più infinito o meno. Ok. Adesso abbiamo il principio di sostituzione degli infinitesimi. Abbiamo ancora 9 minuti e quindi andiamo a vedere un po' come si fa la derivata di una funzione composta. La derivata di una funzione composta è facilissima da fare. La regola è facilissima da trovare. Solo che la dimostrazione che vi sto per fare non è generale. La conclusione vale anche nel caso generale, ma la dimostrazione che vi sto per fare è, come dire, abbreviata, vale solo nel caso, in un caso particolare. Adesso vediamo qualcosa. Allora, chi è una funzione composta? Vi ricordo che g composto f di e di x è uguale a g di f di x. Ok? Allora, x con 0 supponiamo che sia interno a e. E supponiamo che f di x con 0 sia interno a, diciamo, a e2. Allora f va da e1 a valori in r e g va da e2 a valori in r. Allora f di x con 0, quindi la f in x con 0 assume un valore che sta nell'interno del dominio di g. Ok? Tutto questo per comodità. Allora, chi è la derivata di g composto f nel punto x? Applichiamo la definizione. Dobbiamo fare il limite per x che tende a x con 0 di g di f di x meno g di f di x con 0 fratto x meno x con 0. Questa è la definizione. Allora, supponiamo per un attimo che f di x sia diverso da f di x con 0 in un intorno di x con 0. Supponiamo queste cose. Allora io qui posso fare limite per x che tende a x con 0 di g di f di x meno g di f di x con 0 fratto f di x meno f di x con 0 per f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0. Ma allora
uguale, posso dire fare il limite del prodotto e il prodotto dei limiti. Allora metto prima il limite di destra, così qua invece di fare x che tende a x con 0 pongo y uguale a f di x. Siccome f di x è derivabile, allora per ipotesi devono esistere la derivata prima della f di x con 0 e la derivata prima della g del punto f di x con 0. Questo lo vedremo subito, deve essere per forza così, se no i limiti che stiamo andando a calcolare non esistono. Allora qua, se faccio tendere y a f di x con 0, y che è f di x ci tende a f di x con 0, perché se è derivabile è anche con il continuo. Quindi qua cosa mi viene? Mi rimane g di y meno g di f di x con 0 fratto y meno f di x con 0. Questo limite si può fare perché f di x, avevamo detto, era sempre diverso da 0, cioè y meno questo, il denominatore è sempre. Adesso quando andiamo a fare il limite, cosa viene secondo voi? Stavolta facciamo prima il limite di destra. Chi è il limite di destra? Non è il rapporto incrementale della g. In quale punto? È g di y meno g di f di x con 0 fratto y meno f di x con 0. Questo a me sembra tanto il rapporto incrementale della g nel punto f di x con 0. Quando y tende a f di x con 0, questo tende a g' calcolato in f di x con 0. Per, questo invece è più facile, è il rapporto incrementale della f quando x tende a x con 0, a chi tende? A f' di x con 0. Quindi se valgono tutte le ipotesi che abbiamo detto, la derivata della funzione composta calcolata in x con 0, scusate, a che cosa è uguale? È uguale alla derivata della funzione esterna calcolata nel suo argomento e la derivata della funzione interna calcolata nella funzione. Questa si chiama regola della catena, in inglese the chain rule. Chain rule. Regola della catena. Ne avete mai giocato a quei videogiochi con la motosega là? Quella si chiama Chainsaw. Sega catena. In genere studenti di ingegneria, almeno all'epoca mia, cioè, ci giocavamo tutti. Catena, chain. Ok. Ora, in realtà, questa ipotesi qua, quando è che è sicuramente soddisfatta? Quando la derivata, questa qui, è diversa da 0, perché se vi ricordate, se la funzione aveva derivata diversa da 0, o era crescente nel punto o era decrescente. Quindi questo rapporto qui, cioè f di x meno f di x con 0, era sempre di questa differenza qui era sempre diversa da 0 in x diverso da x con 0, in un intorno. Da una parte era positivo, da una parte era negativo, viceversa. Quindi sicuramente se questa derivata è diversa da 0 vale la regola della catena. In realtà questa regola della catena vale sempre, anche se questa derivata vale 0. Solo la dimostrazione è più complicata. Cioè il risultato che abbiamo scritto qua vale anche se questa ipotesi la aumentiamo. Naturalmente la dimostrazione non è più. Okay? Poi la vediamo giovedì, la dimostrazione completa. Però quello che è importante è cominciare a familiarizzare, perché con la regola della catena noi domani possiamo completare il nostro specchietto di derivate. Ok?